Allora, eccoci qua e questa è una, diciamo, una traccia che già avevo con il registratore di eventi. Farò entrare man mano i vari registri. Prima, per esempio, il kick, eccolo. Questo era un progetto che già avevo e lo voglio completare con questa serie di video. Adesso registriamo anche lo snare. E adesso continuiamo con l'ultimo pezzo, il crash, no, non il crash, uno possiamo dire il Charleston, sì, potrebbe essere il Charleston. Come vedete siamo a 120 bpm. Ok, funziona, stiamo provando, funziona tranquillamente. Oh, e adesso andremo a fare a incrementare altre cose per la batteria, perché questa è proprio una batteria classica in 4 quarti di milioni di brani, si può dire, fra dance anni 70, 80 e 90. E quindi direi di modificare qualche altra cosa. Intanto abbiamo la prima traccia che è appunto la drum. Possiamo un po' giocare con i suoni già predisposti di FL Studio. Questa è una specie di combo, come si chiama questo? Direi farli entrare qua, non subitissimo, subito dopo, diciamo, dopo le prime quattro battute. Dobbiamo pitturarli a mano, come al solito. E andiamo avanti a pitturarlo. Forse sarebbe il caso di accelerare un pochino il video. Comunque andiamo a vedere. Ok, ci siamo. Vediamo che viene fuori. Troppo veloce, direi di modificare con dei parametri, magari facciamo diventare un altro tipo di suono, per esempio gli diamo un po' più di release, magari possiamo aggiungere anche un effetto perfetto, sì, ecco, vedete, già sta cambiando il tipo di suono. Ok, questo è il primo di video di questo genere, diciamo, di questa serie. Forse è quello più lungo, uno dei più lunghi perché è l'introduzione, diciamo. Stiamo modificando qui i parametri per arricchire, diciamo, la batteria, perché sì, più si arricchisce la traccia e più viene fuori bello, insomma, viene fuori meglio la traccia musicale. Vediamo che succede. Troppo continuato, bisognerebbe un po' spezzarlo esattamente. Vediamo un po' in quest'altro modo. Giochiamo un pochino qua con i parametri. Fra durate, rese, attacche, sustain, insomma, queste cose qua. Anche la durata, insomma. Ok. Sono quasi fantascientifico, possiamo dire. Abbassiamo perché sovrasta troppo, altrimenti questa sequenza andrebbe ripetuta ogni tot battute e sarà, diciamo, la partenza come strumentazione, come drum, e poi verrà ripetuta per tutta la durata del brano. Ok, vediamo che succede. Vorrei che fosse un po' troppo un disturbo, ma non credo, anche perché abbiamo abbassato il volume, quindi ci sta sicuramente. Ok, vediamo un po' di implementare qualcos'altro. Cerchiamo un po' di suoni predisposti, vediamo qua che abbiamo. Sì, rivediamo, ovviamente non entra immediatamente, entra subito dopo, qua, per esempio da qua, vediamo un po'. Specie di clap, che non è un clap, è un incrocio fra un clap e uno snare. Sì, penso che ci sta bene. Magari, ecco, possiamo fare una piccola modifica vicino all'effetto, in modo da spezzare, perché sennò sarebbe sempre lo stesso tipo di drum. Spezziamo un po' meno, mettiamo il qua, ok, perfetto. Vediamo un po' adesso. Allora, beh, direi che ci siamo.
credo che ci siamo. Allora, vediamo un po' adesso un attimo. Sì, ok. Parti in questo modo, poi vabbè, l'introduzione, il corpo del brano, poi ci sposteremo un po' un attimo. Ragioniamo, penso sia meglio ragionare un po' a blocchi. Facciamo prima il blocco dell'introduzione, poi il blocco del corpo principale, diciamo, diciamo quello dovrebbe essere una strofa, ma in realtà questi brani EBM, le strofe spesso sono molto, diciamo che sono quasi le strofe sono quasi gli stessi ritornelli praticamente. Qui abbiamo un po' di crash, vediamo un po' cosa possiamo infilarci. Oh, questi sono tutti suoni che poi si possono modificare, come abbiamo visto. Questi li mettiamo tipo all'inizio, ecco, facciamo due brecchine, però dopo ci sarà un altro video in cui elaboreremo meglio proprio l'intro, ci occuperemo proprio dell'intro del brano. Questo è un kick, devo partire con un kick, faccio risentire magari, andiamo un attimo sul mix, sì, i livelli vanno bene. Ok, sono un po' strano, sistemiamo un po' di cosine. Ok, va bene. Allora, qui abbiamo la parte dei mix, facciamo un piccolo delay per dare un po' di movimento anche a questa specie di clap. C'è già un po' più di movimento, un po' più, vabbè, non si dice, vabbè. Ok, allora, dicevo, l'intro poi la miglioreremo successivamente. Adesso ci occupiamo esattamente soltanto del drum machine che accompagnerà per tutta la traccia, ci accompagnerà appunto il nostro brano. Fondamentalmente questa, con piccole varianti dopo quando andremo a studiarci l'inciso o il black. Vediamo un po' un attimo. Sì, direi che ci siamo. Direi che possiamo anche terminare il video. Grazie a tutti per la visione e ci vediamo al prossimo episodio.